Diciamo che non mi mancano quegli arresti, visto che io ne ho vissuti tanti, anche di persone che erano in consiglio con me. Io credo che questo sia un problema grave sul quale nessuno deve abbassare la guardia, dopodiché il presidente Fontana andrà a dare tutte le risposte, se ha scelto una persona di sua fiducia e lo poteva fare, secondo me ha fatto bene, se è tutto regolare. Quindi io non vedo problema. Certo è che chi continua invece a prendere soldi sulle spalle dei cittadini, che promette consulenze dove ci sono i centri per l'impiego, che già qualche problema ce l'hanno, soprattutto consulenze finte, direi che va combattuto e va allontanato dalla politica. Dopodiché io sapete benissimo che io non sono assolutamente un giustizialista, anche perché credo che ci voglia il tempo per valutare le cose, e non si fa sui giornali l'analisi ma si fa nelle tribunali, quindi spero che tutti si difendano lì, gli auguro tutti di essere innocenti, certo che qualcuno ha fatto delle cose gravi e noi dobbiamo garantire la sensibilità e la serietà della politica, perché altrimenti la gente non si fiderà più di noi. Grazie.